Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Ci siamo lasciati gli scorsi episodi con l'arrivo della Stag e bella loro epurazione, il cercare di farci fuori tutti. Ma noi siamo più resistenti dell'acciaio e quindi siamo sopravvissuti. E la missione di oggi è il ritorno di Nightblade. A quanti chilometri da qua? Piers, you worked out a way to hurt Stag yet? Yeah. Un chilometro e mezzo da qua. Viola. We need her talents. What are you planning? Just swing by. I'll fill you in. Arrivo. Certo che vedere il decimo dottore su una scopa da strega non è una cosa così inusuale. La cosa inusuale è vedere come decimo dottore Chuck Norris. Wow, pensa che bello sarebbe Chuck Norris come nuovo dottore. Madonna mia. Eccomi. Ho fatto un po' di casino effettivamente. Oh, look. Pierce can read. Che stronza. Girl, I ain't gotta explain myself to you. Ma che bello il disegno, eh? Stag is using Nightblade as their mascot. We snatch the punk and we draw out Stag. Esatto. We get the drop on those motherfuckers. Me scusi? Excuse me. Can you sign this? La cosa bella è che questo tizio ha il nome del boss sul suo fumetto ora. Remind me to call Legal Lee about this. Thank you. All right, so how do we find Burke? The chum could be anywhere. Look, we laid the right bait. He'll come to us. That's why I need you and the new girl. La nuova tipa. Viola. No, tu sei Bloody Cannons. You can't be serious. Works for me. Viola ha appena ripensato alle sue scelte di vita. Che tra l'altro io questa missione non l'ho mai fatta femminile, quindi non so se è arrivato a questo punto. Perché noi adesso facciamo il prete, il cardinale, no? Non ho mai saputo se da femmina noi diventiamo comunque cardinale. Lei non vuole salire in moto. Va bene, calma, calma. Prendo io la macchina, vieni. Are we sure Burke will even be at the PR center? He practically sleeps there. You that serious about his work? Yeah, if you replace the word work with self-promotion and the word serious with unhealthily obsessed. Beh, Josh ha un patologico bisogno di farsi notare dagli altri. Is there a plan? Go inside, find Josh, leave. Profit. I doubt it'll certo. Be that simple. Not with that. E io sono d'accordo con Viola. Vorrei dire Viola, però la chiamano Viola, quindi mi attengo a quello che loro dicono. Eccoci arrivati. E nessuno ci ha appena visto che abbiamo investito dei cristiani. Aspetta che parcheggio. Salve, siamo qui per la serie. Non preoccupatevi, non sono sicuramente il capo dei Saints travestito da prete. Buongiorno. Bravi ragazzi, buon lavoro. Ciao. We're supposed to be here for the Nightblade shoot. Yeah, yeah, go in. Vai pure, vai pure. This is perfect. With you here, nobody's even glanced at me. I don't care if it works or not. I'm not making going out like this a habit. Well, ti prego. I'm just supposed to ignore that. Habit. None. I hate you. Volevo vederti da più da vicino. Ti odio, poverina. Vabbè, dai, ti stai... Ascolta, Pierce e Shondi hanno fatto di peggio ai loro tempi, quindi... Cerca di capire, stai cercando di entrare nella gang più stilosa di sempre. Che bella però. Allora, a me piace. Di tutti i personaggi che hanno rimasterizzato Viola, secondo me è quella che hanno rifatto meglio. This looks like the right place. Sì, direi che è il posto giusto, no? The Cardinal. Ehi, hey Josh, da quanto tempo? Madonna mia. Bello il costume. Cioè è molto più scuro. È molto più da vampiro. Io mi ricordo che era quasi lucido nel gioco originale. Quasi metallico. Forse bianco addirittura. Lei, non parliamone. Col sopracciglio alzato della sedia, che cazzo fai? Non dovevamo tenere un basso profilo. Interpretativo. What's going on? Porca. Meglio usare la pistola. Meno colpi, più possibilità di uccidere. Le chiavi della città.
Non so, riusciresti a colpirlo almeno alle gambe? Riprendiamo vita. Ecco fatto. No, Viola, ti prego, non mi aiutare, per favore. Qua c'è qualcuno, mi sembra di no. E allora muoviamoci prima che arrivi gente. Gente pericolosa. Stop me. Stop. Stop the carnival. Benissimo, abbiamo un cecchino che ci sta puntando. You think they were guarding something vital? I'm not surprised. Publicity is the key to taking a city. Ecco fatto. Guns also work. Yeah, oh, calmo. Dov'è? Dead, it really worked out for you. Touché. Any other assholes need to eccoci down? Qua. Ricarica. That wasn't in script. Non era nel copione. C'hai ragione, Josh. Prendiamoci le granate, visto che questi ce le danno gratis. Ecco fatto, muoviti, muoviti, muoviti. Improvising. Ecco fatto. Certo che girare con sto peso morto addosso è veramente molto più difficile. Looks like they're all over the entrance. There might be another way down here. Sì, ruberemo una macchina di sotto, direi. Direi che è un ottimo piano. Al massimo, cosa può succedere di sbagliato? Ci ammazzano, no? Ecco fatto. Visto, alla fine sti proiettili a qualcosa servono. Trapassano almeno gli scudi. Ok, con calma. Mi devo un attimo nascondere. Ecco, qui ce n'è ancora uno. Dove sei? Perché stai sparando? Ah, giusto, Viola. Sto dicendo, perché stai sparando verso l'alto? Ricarichiamo. Porca pu... Tutta sta gente, però, I proiettili esplosivi, comunque, fanno il loro dannatissimo lavoro. Sempre. Ok, tu con lo scudo. Via. Ecco fatto. Not bad. Via, 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 via. Dentro l'ascensore, dentro l'ascensore. Perfetto. Ok. Dentro la macchina, forza Josh. Fai il bravo ragazzo e non ti succede nulla. Vai dentro, vai dentro, porca puttana, vai dentro. What now? Viola, make sure su. He's quiet until we reach the flat. And if he wakes up? You're the bloody canoness. Improvise. I'm killing Pierce. Ucciderò Pierce. Aiuto, aiuto, dalla parte sbagliata ovviamente. Dobbiamo nasconderci sotto la metropolitana. Sotto i binari, perché così almeno non ci becca il mega raggio laser. Ole. What? Why? Really? Do we need to spell it out? You're never gonna get away with this. But Stag, my agent, and the Night Bladettes. The Night Bladettes. Oh, too bad. Shawnee will be so very disappointed. Shawnee's here? I'll be there. Bravo, Josh. Fai il bravo. Ecco fatto. Alla fine ce la siamo riuscita a cavare. Con il minimo dei danni. In tutti i sensi. Tan tan taradaradadan. Beh, noi tutta quella gente non l'abbiamo uccisa, c'è da dirlo. Check the bodies. Non mi piace come hanno fatto. È bello perché è bello, ma non è Cyrus. Cyrus aveva il capello corto, aveva la faccia più da soldato vecchio. Lui è bello, per carità, ma non è Cyrus. Cioè, lui non ha questa voce, questo tizio qua. È bello, ma non è Cyrus. Quanto? $11,000? Con tutti sti soldini possiamo farci qualcosina.
Allora, l'energia 18.000. Le abilità della gang che cosa abbiamo? L'elicottero, ma non ci serve, quindi direi abilità mitra a due mani ci serve, no, però è bello averlo. Ci rimangono 10.000 dollari, ma anche i soldi da ritirare forse. 47.000 dollari, wow. Abbiamo 62.000 dollari qui, potenziamenti oggi proprio a gratis. Facciamoci allora la rigenerazione, che è importante, e anche la salute massima. Quindi con il prossimo abbiamo 100% e con questo più velocemente, quindi 42.000 la rigenerazione e 22.000 la salute massima. Lo sprint vuole 42.000 dollari, ma per adesso non ci serve. Abbiamo altri 16.000 dollari, cosa ci possiamo fare? I danni per i proiettili ci vogliono 75.000 dollari, minchia. E allora facciamo le esplosioni. Con 6.000 rimasti ci possiamo fare veramente poco. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!